L'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute di Anselmi punta l'attenzione su pneumologia, evidenziando che il reparto di un ospedale classificato DEA di secondo livello deve offrire diverse prestazioni, dalla spirometria globale al servizio di unità terapia semi-intensiva respiratoria. Evidenziamo la nostra preoccupazione in base alle criticità di questi pazienti che per le loro criticità richiedono un'assistenza continua da parte di personale, diciamo, qualificato, in modo particolare personale che sia già con esperienza nel settore pneumologico. Siamo preoccupati, come ha appena espresso il Presidente, per la situazione che si è venuta a creare per il reparto di pneumologia, che essendo stato trasferito tra l'altro nel complesso, diciamo, maggiore dove era prima, si è venuta a creare di fatto la possibilità di riattivare il servizio di oncologia e quindi della medicina nucleare, cosa che è sospesa dal Covid innanzi, insieme ad altri servizi, devo dire. Quindi la nostra richiesta è molto semplice, considerato anche il fatto che sappiamo che esiste un medico che è stato assunto proprio a questo scopo e quindi riattivare questo reparto è fondamentale. E oltretutto è importante che tutto ciò venga ratificato, venga diciamo, preso in considerazione dall'assessorato alla salute della Regione Siciliana, perché queste sono delle diciamo, necessità di una comunità e soprattutto di una struttura che dovrebbe essere un DEA di secondo livello.